in parecchie città si formano delle nuove giunte dove il PSI rimane fuori? Sì, rimane fuori per far ripagare il biglietto a quelli che vogliono entrare. Hai visto, Joara? Quest'anno per l'italiano va di moda la vita stretta e la gonna corta. Per i minatori di Sudafrica continua ad andare di moda solo la vita corta. Ma quale buonasera, buonasera, un po' d'attenzione durante il lavoro. Signorina, scusi, è lei che ha messo un'iscrizione che dà lezioni di lingue? Questa foto di Marta Marzotto con l'ultimo lifting le ha tolto le zampe di gallina. Oh, poverina, e adesso come farà a camminare? Ciao ragazze. Oh, ciao, ciao Francesca. Sei Toti, mio cugino ha trovato finalmente lavoro. È riuscito ad entrare all'orchestra della Rai. Ah, ma è diventato musicista. Ma no, è diventato socialista. Allora, dimmi, come sto vestita da fast food? Stai benissimo, Moana, lo sai. Però,
Sai, non è l'abito che fa la fast food. Bene, allora posso andare a servire lo champagne ai tavoli. No, 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 un momento. La serietà della casa mi impone di assaggiare il prodotto per controllare la qualità. Ezio, ma che fai con le mani? Eh no, così non si stanca. Ah, va bene. Dunque, sentiamo. Ezio, scusa, ma questa è acqua minerale. Sì, lo so, però ha lo stesso prezzo dello champagne. Benissimo, e poi se lo serve Moana Pozzi. Chi vuoi che se ne accorga di quello che beve? Vai, Moana, vai! Che è questo assentamento sedizioso? Che me ne arresto 3 o 4 qua dentro! Circolo! Ma lei è la famosa Moana Pozzi! Che è? Che è una cosa brutta? No, qua cosa bruttanza, a me mi piace la signorina Moana! Signora Moana, cerché ci siamo! Noi adesso tra un po' finiamo il nostro servizio, il nostro turno qui al posto di polizia, vi possiamo offrire un cinema? Ma non so, veramente... Vi portiamo a vedere un bellissimo film con la cicciolina! Che cosa brutta hai detto? Ma lo sai che a vedere i miei film sono sempre venuti centinaia di poliziotti e si sono tutti trovati benissimo. Ma statta zitta, signorino, non gli date retto. Noi modestamente siamo abituati a vedere pellicole culturali, film con Nino D'Angelo, modestamente. Vi possiamo offrire qualche cosa al bar? Sì, io vorrei 5 litri di whisky! Ma come c'è? Circola! Come là, ne arresto 3 o 4 qua dentro! Oh! Allora... Chiara, è vero che il governo è la ultima in spiaggia? Sì, e sta insabbiando un'inchiesta sui fondi neri. La 10.000 è mia! No, ti ho detto che è mia! Niente, la Cattozzo, venga, c'è un ladro che sta rubando la macchina di supercar. Quale macchina di supercar? Quella con tutti i giocarelli coi computer che sembra un flipper. Esattamente. Ma che si difende da sola quello, perché il mondo ha speso i milioni. Piuttosto andiamo a vedere che la mia 124 sei ancora parcheggiata bene. Ti faccio fare un giro su una macchina che non l'hai visto mai in vita. Bellissima idea per riempire il locale. È vero, ma quanta gente che entra? Wow. Forse per riempire il locale era meglio scritturare Geppi e Mina. Comunque, andrà bene anche vedere Lucio Dalla. Scusi, non vederlo, Lucio Dalla non c'è. Ma come non c'è? I manifesti, ma cos'è? Roba taroccata? Ma no, li ho trovati per caso, così abbiamo pensato di attaccarli. Sa, la gente li vede, entra, paga, vede come entrano e come pagano. Poi in qualche modo lo spettacolo si farà. Ma siete dei taroccatori folli. E chi è che canta? Io forse. È un'idea fulminante! Lei assomiglia molto a Lucio Dalla. Ma no, io sono più robusto, sono più capelli, sono più... Signor Beruschi, ma perché mi dice ciò? Mi scusi, lei lo deve fare, così ottempera il suo dovere di socio del drive-in e poi casualmente ho qui gli abiti usati di Lucio Dalla. Li provi, su, si cambi, faccia veloce. Io non guardo, voglio vedere il colpo d'occhio. Mi raccomando, facci in un lampo. Caro amico, ti scrivo! Signor Lucio Dalla, che piacere vederla al drive-in, mi fa un autografo? Ma io sono ragionier Beruschi, un ragioniere non canta, conta. No, mi scusi, lei dovrebbe cantare, tale quale. Oh, ma signor Beruschi, com'è affascinante, conciato come Lucio Dalla! Ma sai, Lori, forse sarà per via della scollatura. Ezio, scusa, ma se Lucio Dalla lo venisse a sapere, forse si arrabbierebbe. Ma no, Dalla in America, in vacanza, e poi ho da proporre un oggetto molto importante. Eccolo qui, lo vede? Il sudorometro di Lucio Dalla. Permette? Ma che cos'è il sudorometro? Quello che fa sudare Lucio Dalla dal vivo, come in concerto, quando canta dal vivo, tutto sudato? Ragioniere, mi scusi, ecco, per il sudorometro, gli optional e gli abiti usati di Lucio Dalla sono 500.000. Ma come? Ma devo pagare io? Ma per cosa mi hai preso? Per il Ezio ha ragione, tocca pagare lei. E poi il signor D'Angelo deve già sostenere le spese per il poster. E poi questa sera sarà un successo, lei canterà in playback, chi vuole che se ne accorga. Poi abbiamo già incassato, a proposito, se volesse farmi quell'assegnino di 500.000, intanto io le provo il sudorometro. La penna. Subito, ragioniere, pronto. Vabbè. Vedi che funziona? Perfetto. E vabbè, si può proprio dire che questi sono assegni sudati, eh. Lucia!
Signor Beruschi, signor Beruschi, avrebbe mica una banconota da 100.000. Come al solito, Maizio, proprio in questi momenti mi chiedi 100.000. Ho dimenticato a casa il plettro, se no non riesco a suonare. Senta, sente che suono. Come al solito, l'unico a essere suonato sono io. Spelacchiato. Sì, ma hai visto che è successo? Per souvenir mi hanno strappato anche i peli miei. Ma ce l'avrò avuta la mia bella convenienza? Oh, modo mio. Signor Beruschi, mi accompagnerebbe a casa? Non vedo niente. Io invece vedo molto. C'è un'umidità in giro. Dammi la mano. Dammi la mano. Che umidità, lo dicevo. Va, un'anguilla. Però non di molto, ma preferisco mia moglie. Torna a casa, Henry. Andiamo, Margherita.